a bordo di nuova Lancia Y il CEO Luca Napolitano, proprio del marchio Lancia. E chi meglio di lui ci può introdurre in questo nuovo viaggio di questa vettura del segmento B Premium, che veramente introduce proprio, lo possiamo dire Luca, una nuova era per questa vettura? Ma sì, la nuova Y non è solo la sostituzione della Y attuale, è la vettura con cui vogliamo rilanciare il nostro brand in Italia e poi fuori dall'Italia, in Europa. Quindi abbiamo voluto una vettura completamente diversa, più grande, più moderna, più contemporanea, più trasversale, appunto la vettura che porta la Lancia nel futuro. Come ha detto bene, la piattaforma è nuova, la piattaforma CMP ha permesso di allargare gli spazi, ci stanno 5 comode persone e noi ci stiamo davvero comodi, perché guardate la chicca, questi sedili che ricordano un po' le poltrone di casa con questo raffinato velluto, e ti viene voglia di non alzarti più. Ma siamo partiti da dentro, perché insieme a Luca voglio un po' descrivere la raffinatezza degli interni, cromati addirittura con questo oro opaco davvero raffinato, i disegni, e poi abbiamo l'intelligenza artificiale. Cosa c'è qui dentro? Ma chi c'è? Allora, sugli interni tre cose. Sicuramente la sensazione che si viveva sulle Lancia di una volta, no? Sulla Lancia Flaminia, l'Aurelia, l'Aurelia B24, questa sensazione di sentirsi un po' a casa, no? Il sofà, i materiali, quindi davvero dentro è un po' sentirsi a casa. Volevamo grande comfort e ci siamo riusciti, non solo con i materiali, i dettagli, ma anche con un pacchetto di insonorizzazione su cui abbiamo lavorato per rendere la macchina davvero molto silenziosa quasi in qualunque condizione. Era un po' la nostra ossessione. Tavolino, appunto, per ricordare questa quasi un salotto, sì, davvero un salotto. Devo dire che lavorare con Cassino è stata una bella esperienza, non solo per sviluppare la edizione limitata Cassina, ma anche per strutturare gli spazi. Lavorare insieme è stato sicuramente molto utile. Ultimo punto degli interni, sicuramente la tecnologia, una tecnologia in perfetto stile Lancia, quindi semplice, intuitiva. Sono due schermi da più di 10 pollici, quindi tanta tecnologia a bordo, ma tutto davvero molto semplice. Basta muovere il dito una volta e al massimo un click per raggiungere tutte le funzioni possibili. E basta anche parlarci, perché con un vocale si può parlare con ChatGPT, chiedergli qualunque cosa. Ecco. Che tempo fa? È così, perché si chiama Sala, quindi basta fare Ehi Sala e lui ti aiuta un po' in tutte le cose. Per esempio, Ehi Sala, alza la temperatura. Ecco fatto. Però direi che adesso chiediamo alla temperatura di scendere un po', perché siamo in primavera e fa caldo. Allora, riepiloghiamo 14 anni di storia, un brand di successo che ha conquistato le donne, ma ora vuole conquistare anche un pubblico più eterogeneo, ma sicuramente gli argomenti ci sono tutti. Quindi abbiamo detto 14 anni di storia, ma racconta delle storie. Allora sì, l'evento si chiamava appunto Un'auto quattro storie, perché abbiamo giocato un po' sul titolo. Da un lato volevamo raccontare il nostro prodotto attraverso tecnologia, guidabilità, stile e elettrificazione, ma giocando un po' con queste parole abbiamo raccontato quattro nuove storie di questa vettura. Sicuramente la storia della Cassina per gli amanti del design, lanciata a febbraio di quest'anno nello splendido showroom a Milano di Via Durini. La seconda, la gamma di Y che oggi stiamo provando, e due storie nuove. È stata una grande sorpresa. Abbiamo fatto vedere l'HF, la versione HF, l'avevamo promessa e abbiamo voluto mantenere la promessa. 240 cavalli, 0-100 in 5.8 secondi, arriverà l'anno prossimo, una vettura 4 cm più larga, davvero aggressiva e muscolosa. L'ultima storia, e forse la sorpresa più grande, abbiamo presentato la HF Rally 4, abbiamo annunciato la riapertura della squadra Corse HF e il nostro ritorno nei rally. Lo facciamo a nostro modo, con ambizione ma anche con i piedi per terra. Ritorniamo a Rally 4, ritorniamo ai giovani che saranno i campioni del futuro. Insomma, tanta carne al fuoco. Allora, dentro noi l'abbiamo vista, questa è la versione elettrica, la protagonista della nostra prova, 400 km di autonomia, un motore che insomma lavora bene, direi. Sì, lavora molto bene. Noi sulla macchina abbiamo lavorato sulla ICMP, che è un splendido punto di partenza, ma abbiamo voluto una macchina molto
italiana da un punto di vista di guidabilità, quindi volevamo una macchina molto a terra, molto sulla strada. Abbiamo lavorato sulle sospensioni che sono state rese molto dinamiche, mai troppo rigide. Abbiamo lavorato sulla carreggiata che è 2,5 cm più larga, sullo sterzo che è diventato molto preciso. Volevamo una vettura agile e molto divertente. Qui a Torino noi abbiamo delle splendide colline, ecco, abbiamo una vettura per divertirsi anche sulla collina di Torino. E per chi non è pronto ancora all'elettrico, non l'ha ancora diciamo metabolizzato, niente paura, c'è la versione mild hybrid. Ma adesso andiamo fuori per conoscere le caratteristiche stilistiche di questa nuova Lancia Y. Qua mi viene proprio da dire che mancherebbe una coppa di champagne per brindare all'evento, perché insomma questa linea stilistica con questa forma ricorda proprio il calice di uno champagne quando si illumina per strada nella notte, è un marchio totalmente riconoscibile. Ci piace definire Lancia un brand progressive classic perché si ispira molto al passato, è ovviamente molto bello pensare all'Aurelia, alla Flaminia, all'Aurelia B24 Spider. Per i nostri designer è davvero un sogno, però ci piace fare anche vetture proiettate al futuro. Quando facciamo dei clinic alle nostre vetture, la parola che esce più frequentemente è futuristica, e secondo me questo vuol dire che siamo sulla strada giusta. Quindi è sicuramente un design di grande impatto, ma molto proiettato al futuro. Questa è una bellissima ricostruzione dello storico calice Lancia, ma fatto da splendidi raggi di luce. Nel posteriore i famosi fari rotondi della Strato che volevano richiamare la Strato, se mi sembra che ci siano riusciti. Bene, allora che dire, ringraziamo Luca Napolitano e noi proseguiamo nel nostro tour qua sulle colline piemontesi con la nostra Lancia Y. Io sono pronta a scendere in pista con loro, invece che con loro, con lei, perché la gamma Lancia Y si completa, arriva la versione sportiva, ma arriva anche lei pronta proprio a scendere in pista con i rally. Allora Eugenio, raccontaci un po', sediamoci qua perché merita proprio una standing ovation questa vettura, dai colori proprio ricordano, cosa vi ricordano? Che ci ricordano questi colori? Ci ricorda la storia del motorsport, questi sono i colori che veramente hanno scritto pagine memorabili della storia del motorsport, sono tornati perché Lancia è tornata nei rally, lo fa con grande, come dire, partendo dalle basi, con grande umiltà, ma è l'umiltà dei forti, l'umiltà di chi ha vinto più campionati mondiali di tutti, e lo fa con una nuova Lancia Y Rally 4. Beh, allora, la macchina ce l'hai presentata, ma spoilerci qualcosa, chi correrà? Avete già pensato alle prossime gare? Abbiamo pensato di dare una macchina performante, una macchina vincente ai giovani, soprattutto abbiamo pensato ai giovani, coloro che vogliono passare, diciamo, da una passione, che è quella dei rally, a una professione. Questa è una macchina perfetta, può correre nella categoria Rally 4, un po' in tutti i campionati, diciamo, nazionali, europeo e mondiale. E con questa si può andare a vincere nella categoria e soprattutto si può imparare perché è una macchina altamente professionale, una macchina altamente prestazionale, motore 1200 3 cilindri turbo, 212 cavalli, un peso a 1250 kg, quindi una macchina con un rapporto, diciamo, cilindrata potenza e peso potenza eccezionale, e con questa veramente si può imparare, divertirsi e soprattutto vincere. Beh, insomma, non c'è altro da aggiungere. Allora vi ricordo che la Lancia Gamma Y a questo punto è davvero completa, non tanto con lei ma con la declinazione sportiva, l'HF, poi c'è la versione elettrica, e per chi proprio non vuole abbandonare il motore termico c'è la versione mild hybrid. Allora, tanto divertimento, il nostro a bordo di Lancia Y continua!